L'aumento dei prezzi dei carburanti sta creando preoccupazione tra i cittadini, ma qual è la situazione che sta vivendo Adriabus? Ovviamente per un'azienda che si occupa di trasporto pubblico locale gli aumenti dei carburanti sono stati veramente uno degli elementi che ci ha maggiormente preoccupato in questo periodo. È uno dei costi più importanti per il bilancio aziendale e in questa situazione che stiamo vivendo attualmente per noi incide fortemente sia il prezzo del gasolio che ovviamente il prezzo del metano. E per quanto riguarda appunto il prezzo del metano abbiamo in seguito a gare effettuate nei periodi scorsi abbiamo avuto una situazione di maggiore stabilità che però sta ovviamente per finire e con l'arrivo della fine di questo prezzo che era bloccato negli ultimi per questo periodo avremo dei costi sicuramente che lieviteranno. Per il gasolio non devo dire niente perché ci sono stati degli aumenti veramente vertiginosi o anche per le aziende del trasporto. In questo periodo, di fronte a questa situazione, con anche le altre aziende marchigiane ci siamo cercati di attivare in tutte le sedi, in tutti i modi, per poter sensibilizzare sia gli enti pubblici da cui dipendiamo a vedere qual è la situazione che stiamo vivendo, una situazione veramente preoccupante. Abbiamo scritto anche come parte di associazioni del trasporto pubblico, abbiamo scritto anche alla Regione Marche per presentare quella che è la nostra situazione e ovviamente contiamo nella sensibilità, nell'attenzione che la Regione sta dimostrando in questo periodo per la situazione che stiamo vivendo, perché la preoccupazione, lo dico, è tantissima e non vorremmo mai dover andare incontro a diminuzioni dei servizi proprio a causa degli aumenti, di questi aumenti vertiginosi dei carburanti. Presidente, prendendo in considerazione i dati, i prezzi di questi giorni di fine marzo, quale potrebbe essere l'impatto sul bilancio? Allora, noi abbiamo comunque avuto da far fronte a tutte le esigenze nel modo migliore, abbiamo conti alla mano, purtroppo aumenti che per quello che riguardano il gasolio sono più del 35% nonostante alcuni interventi governativi che ancora però non sentiamo così rassicuranti. E per quanto riguarda invece il metano c'è stato addirittura un aumento del 300% rispetto a quello che era il prezzo che pagavamo noi, di conseguenza sono dei numeri davvero importanti, davvero difficili da sostenere. Lo ripeto, se non ci sono sostegni o aiuti da parte degli enti a cui dobbiamo rispondere con il servizio, a cui dobbiamo rendicontare ovviamente il nostro servizio, gli enti affidanti, abbiamo davvero una situazione difficoltosa, nella peggiore delle ipotesi con rimodulazioni, interruzioni di alcune situazioni, cosa a cui ovviamente non si vorrebbe mai arrivare, non vorrei nemmeno creare un allarmismo perché ci mancherebbe. Il servizio di trasporto pubblico locale è fondamentale per la cittadinanza, per tutti quelli che lavorano e di conseguenza cerchiamo di non arrivare a questa situazione, ma ci occorre aiuto.